Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Arrestato l'imprenditore Paolo Pistone per bancarotta fraudolenta, era il titolare della società legata al marchio I Dolci di Nonna Vincenza, per la Guardia di Finanza avrebbe causato il dissesto dell'azienda. Sparatoria a Nesi, ma si segue la pista del terzo uomo, potrebbe essere lui ad aver sparato e ferito il 43enne italiano e il 27enne albanese che resta ricoverato in pericolo di vita. Un anno dalla scomparsa di Dauda Dian, il sindacalista sparito da Acate, si cerca la verità, manifestazioni nel Ragusano per ricordarlo. Minacce ed estorsioni per gestire il business della raccolta della paglia. Aggela misure cautelari per il tentato omicidio di un bracciante agricolo che si era opposto alle intimidazioni. Un matrimonio in mezzo al mare tra Scilla e Cariddi, una coppia umbra sceglie lo stretto di Messina per il fatidico sì e lo scambio delle fedi. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo con la cronaca, il nostro notizio di oggi. È stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta Paolo Pistone, amministratore unico della società PAS legata al noto marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Secondo l'accusa avrebbe provocato il dissesto dell'azienda. Adelaide Barbagallo. La sua prima pasticceria, la signora Vincenza Lofaro Pistone, l'aprì nel cuore della Catania barocca, nella centralissima piazza San Placido a Palazzo Biscari. Un sogno coltivato da giovane che negli anni 90 la vide imprenditrice con il celebre marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Poi vennero aperti altri locali. Alla sua morte restò a gestire l'azienda il figlio, Paolo Pistone, finito adesso agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari di Catania. Le indagini della Guardia di Finanza hanno riguardato la società PAS SRL, che produce e commercializza i prodotti con il celebre marchio, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania nell'aprile 2022. In qualità di amministratore unico della PAS, l'uomo avrebbe causato il dissesto della società e, in prossimità del fallimento, avrebbe distratto liquidità e asset aziendali a favore di una nuova realtà societaria, la Dulcedo SRL, intestata alla moglie. Paolo Pistone avrebbe fatto ricorso a diversi escamotage contabili in bilancio per occultare il reale stato di salute dell'impresa. Una condotta che avrebbe aggravato l'esposizione debitoria della società nei confronti dei creditori, quantificata in circa 6,2 milioni di euro. Di fronte alla situazione di dissesto, Pistone avrebbe distratto alle casse aziendali liquidità per 419 mila euro e proseguito l'attività con la società Dulcedo, alla quale ha affittato a valori irrisori rispetto al volume d'affari e alla redditività 4 rami d'azienda. Oltre agli arresti domiciliari per Paolo Pistone, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di 419 mila euro e la nomina di un amministratore giudiziario. Sempre nella sua qualità di amministratore della PAS, Pistone era stato raggiunto nel 2021 da un altro decreto di sequestro preventivo per un ammontare di oltre 500.000 di euro per omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2016. Torniamo a parlare della sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio a Nesima, in uno dei rioni di Catania, popolosi rioni di Catania. Gli investigatori cercano una terza persona, potrebbe essere l'uomo che ha sparato ferendo altre due persone. Un 27enne albanese è ricoverato in pericolo di vita. Sentiamo le novità nel servizio di Orazio Longo. E caccia al terzo uomo, l'uomo che avrebbe sparato. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sulla presenza di un terzo soggetto attivo nella sparatoria che si è consumata ieri nel quartiere popolare di Nesima a Catania, in un appartamento al secondo piano di uno stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari in via Santo Cantone a pochi passi da via San Pio X. A rimanere ferite due persone, un italiano di 43 anni e un albanese di 27. Quest'ultimo è quello che ha riportato le lesioni più gravi, colpito alla testa da due proiettili. Il giovane, rimasto a terra in una pozza di sangue, ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Garibaldi. L'altro uomo, l'italiano di 43 anni, ferito alla clavicola e precipitato, forse in conseguenza della colluttazione o al contrario nel tentativo di fuggire da questo balcone, da cui si è staccata anche la ringhiera, è invece ricoverato al policlinico riportando anche una frattura al piede. Sul posto gli agenti della polizia intervenuti dopo una segnalazione di uno dei residenti della zona, allarmati.
Vuciria, visto, sta ringhiera scippata. No. Ci fu una sparatoia, Risto. C'è stata una sparatoia, dice un ragazzo è caduto da balcone e ci arrivavo a già sotto. Poi quando sono uscita mio marito mi ha tirato, entra, perché poi ho visto che era arrivato. Un solo guato? Sì, ma guardo che sì, perché eravamo a tavola. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, i tre uomini non sarebbero però stati i soli presenti all'interno dell'appartamento. Tutte da chiarire le motivazioni che hanno portato queste persone a incontrarsi, ignote di conseguenza anche le cause della successiva sparatoria. Tra le ipotesi della prima ora, anche quella di una discussione scaturita dall'occupazione abusiva dell'immobile. Va considerato che il nome che compare sul citofono non è di nessuno dei due feriti. Ipotesi però che avrebbe perso forza. Sul posto è stata recuperata una pistola e sono stati trovati tre bossoli. Le squadre dei Falchi hanno battuto la zona per cercare tracce che potrebbero aprire ad altre ipotesi. L'inchiesta è coordinata dalla PM Martina Bonfiglio. Oggi pomeriggio alle 16 ad Acata, in provincia di Ragusa, si terrà un sit-in davanti all'abitazione di Daouda Dian, l'operaio ivoriano che aveva denunciato lo sfruttamento del lavoro. Scomparso un anno fa, il 2 luglio, la manifestazione è organizzata dall'Unione Sindacale di Base, parteciperà anche il neo sindaco Gianfranco Fidone, che in una nota ha dichiarato di essere dalla parte di chi ricerca la verità. Il 7 febbraio scorso è arrivata nel centro ragusano la commissione regionale antimafia presieduta dal presidente Antonello Cracolici. Il 1 maggio Don Luigi Ciotti ha lanciato un appello invitando chissà a parlare e a dire cosa è successo e soprattutto a dare degli indizi per ritrovare questo ragazzo appunto sparito un anno fa. 5 arresti a Gela per il tentato omicidio di un bracciante agricolo avvenuto nel 2021. L'uomo si sarebbe opposto alle intimidazioni del racket della paglia. Il servizio è di Gerry Italia. Avrebbero imposto il monopolio assoluto nel settore della raccolta e del commercio all'ingrosso della paglia, accentrando nelle loro mani gli ingenti profitti derivanti dalla vendita del prodotto e minacciando chiunque si opponesse. Sarebbe maturato nell'ambito del cosiddetto racket della paglia il tentato omicidio di un bracciante agricolo che all'alba di oggi ha fatto scattare il blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Gela e che ha portato all'arresto di 5 persone. L'agricoltore si era opposto agli atti intimidatori posti in essere per impedirgli di lavorare in contrada a Borgo Manfria, proprio le campagne in cui il racket aveva imposto il suo controllo. Il 3 luglio del 2021 un commando di 2 persone si sarebbe introdotto nella proprietà dell'uomo per ucciderlo, ma senza riuscirci. Agli indagati viene contestato anche il danneggiamento e l'incendio di un caseificio. Nel corso dell'indagine è stato sequestrato anche un arsenale di munizioni di vario calibro, ben nascoste in un terreno nella disponibilità di uno degli indagati. Le indagini riguardano il mandante e uno degli esecutori materiali del tentato omicidio, le persone che avrebbero rubato l'autovettura utilizzata per commetterlo e responsabili di diverse estorsioni. Una vera e propria guerra della paglia trasformata in oro giallo grazie agli ingenti guadagni che ne deriverebbero dal riciclo e dalla vendita. Adesso parliamo del caro voli. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì prossimo 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. Al tavolo siederanno le 4 più importanti aviolinee chiamate a spiegare le dinamiche dei prezzi dei biglietti. Si dovrà infatti capire se c'è qualche forma di speculazione a fronte ad esempio del prezzo del carburante che è sceso nell'ultimo periodo. Il Codacons plaude all'iniziativa del governo ricordando di aver già ottenuto all'antitrust l'apertura di una istruttoria sui costi eccessivi dei voli da e per la Sicilia. Il mio governo invece, dice il presidente della regione Renato Schifani, continuerà la propria battaglia sul caro voli non senza registrare il grande risultato ottenuto sulle tratte Palermo-Roma e viceversa, Catania-Milano e ritorno, dove l'arrivo del terzo vettore Aero Italia ha consentito un significativo abbattimento del costo dei biglietti. A dimostrazione di quanto si dice, si vogliono adottare politiche di prezzi sagge e oneste. Parliamo degli aumenti dei sindaci, perché mentre l'aumento dell'indennità dei sindaci, perché mentre l'ARS blocca gli adeguamenti Istat, appunto gli stipendi dei deputati regionali aumentano, aumentano anche le indennità, dicevo, per i sindaci, assessori e consiglieri comunali. La regione sosterrà con 6 milioni di euro l'anno i comuni che non riusciranno a garantire gli incrementi. Servizio. Però
Proprio mentre l'ARS blocca gli aumenti Istat per gli stipendi dei deputati regionali, arriva il sostegno della Sicilia ai comuni per garantire invece gli aumenti di stipendi a sindaci, assessori e in alcuni casi anche consiglieri comunali. La norma sull'adeguamento degli stipendi è nazionale ed è stata recepita dalla Regione con la scorsa legge finanziaria, ma scaricandone il costo sui comuni. Gli aumenti variano dal 10 al 18% e sono modulari in base alla popolazione amministrata. Solo per fare un esempio, lo stipendio del sindaco di una città metropolitana, che somma un doppio incarico, quello di sindaco della città capoluogo e quello di amministratore della ex provincia, può arrivare adesso ad un compenso lordo di 13.000 euro, che al netto però è poco più della metà. Non tutte le amministrazioni però sono in grado di far fronte a queste spese aggiuntive. Così i costi adesso non graveranno più per intero sulle casse comunali, ma sarà la Regione a trasferire una quota aggiuntiva di risorse per garantire appunto gli aumenti di stipendio che nel resto d'Italia sono già operativi. L'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica Andrea Messina ha firmato il decreto che attribuisce un sostegno finanziario ai comuni siciliani che abbiano applicato l'incremento delle indennità in base alla normativa vigente. L'importo previsto è di 6 milioni di euro l'anno per il triennio 2023-2025. I criteri di assegnazione delle somme sono quelli indicati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali. Ma i comuni dovranno farne richiesta. La somma spettante a ciascuno potrà essere assegnata a seguito di un'apposita istanza da far pervenire al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali entro il prossimo 31 ottobre e comunque il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare anche i conseguenti maggior costi dell'amministrazione. Ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato e solo dopo verrà erogato il saldo. E se vi mostrerò le immagini di un matrimonio molto particolare, quello tra Mara e Marco, entrambi origine di Città di Castello, in Umbria, hanno detto il fatidico sì nelle acque dello stretto di Messina. Ce ne parla Francesco Triolo. Vuoi prendere Mara come tua sposa? Sì. E tu Mara, vuoi prendere Marco come tuo sposo? Sì. Io, Luciano Vietri, con l'onore conferitemi della vostra amicizia in nome dell'amore che avete qui pubblicamente espresso, vi dichiaro ancora e per sempre marito e moglie. L'emozione di dirsi sì proprio in mezzo allo stretto di Messina, questo è lo scenario scelto da due sposi originari di Città di Castello in Umbria che hanno voluto scambiarsi le fedi nuziali in acqua proprio a metà tra la sponda calabrese e quella siciliana. Una storia che ha fatto il giro del paese e che parla anche della bellezza dello stretto. Loro sono Mara Colletti e Marco Uttinacci, nuotatori master, 54 anni lei, 60 anni lui, che hanno pronunciato la frase di rito dopo aver nuotato circondati da circa 33 di master provenienti da tutti Italia, con cui poi hanno completato la traversata di circa 4 km tra Capo Peloro sulla sponda siciliana e Cannitello su quella calabrese. Ad unire in matrimonio la coppia è stato l'amico Francesco Serafini, anima della società natatoria master di Città di Castello, nel doppio ruolo di celebrante del rito e di ambasciatore del comune umbro, che poi ha fatto dono agli sposi di una targa commemorativa dell'impresa. La decisione di sposarsi nello stretto è nata quasi per caso, ha poi raccontato la sposa che per la prima volta si cimentava nel nuoto in acque libere. Mara e Marco si erano sposati da poco a Bracciano, ma poi hanno deciso che lo scambio delle fedi avvenisse nello stretto, una cosa quasi naturale per loro, grandi appassionati di nuoto e che proprio in acqua, nella piscina di Città di Castello, si sono conosciuti. E adesso vi mostriamo le immagini di un attore italiano tra i più versatili del panorama cinematografico nazionale. Si tratta di Edoardo Leo, l'ho incontrato per noi in questi giorni Eva Spampinato durante le serate del Festival del Cinema di Taormina. Sguardo intenso e carismatico, un vero talento davanti alla macchina da presa che conquista con naturalezza. Edoardo Leo è uno degli attori più bravi della sua generazione e negli ultimi anni ha dimostrato anche di essere un abile regista e sceneggiatore. Per questo sul palco del Taormina Film Fest ha ricevuto il premio alla regia per la sua visione artistica unica e la sua capacità di affrontare temi universali in modo autentico e toccante che hanno reso i suoi film delle opere di rilievo nel panorama cinematografico italiano. Eventualmente poi uno rene. Se lo può riprendere o è compromesso? Magari la coppa dell'olio che la monti e la rismonti.
dal teatro alla televisione, passando per una serie di commedie di successo come Perfetti Sconosciuti, Nessuno mi può giudicare, La mossa del pinguino, Io c'è, la trilogia del crimine con il collega regista Massimiliano Bruno. Leo si conferma un talento versatile, ma il successo arriva tardi, dopo 20 anni di gavetta, alle soglie dei 40 anni, ovvero dopo la trilogia di Smetto quando voglio. Non mi sono mai fatto questo problema, ero lo stesso attore di prima, semplicemente avevo meno successo, le cose vanno così, i percorsi sono questi, non c'è un'età, non c'è, ognuno c'ha... Io ero destinato a questo percorso qui, sono molto felice di averlo fatto e ancora di stare dentro questo viaggio. Inserito nella terzina dei candidati al Globo d'Oro come miglior attore per il film Mia, per la sua prova nella commedia Era Ora è stato citato addirittura dal New York Times, che elogia Edoardo Leo, l'attore che tiene alta la tradizione del cinema italiano. La commedia è la cosa alla quale siamo più legati tutti, semplicemente perché è la cosa più vicina alla vita. E viviamo in un... Andiamo a un funerale, la mattina, poi se il pomeriggio uno, cioè, succede una cosa che ci fa ridere, ridiamo e non c'è una cosa che pesa di più, pesa di meno, è semplicemente che l'animo umano poi c'ha bisogno anche nel dramma peggiore di alleggerirsi e nel momento più ironico invece trova un motivo per dispiacersi di qualcosa, di trovare un rammarico, è la vita. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi nella seconda parte del nostro telegiornale parleremo di beach volley. Nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di beach volley. Piazza Duomo si è trasformata eccezionalmente in un'arena per accogliere il Pro World Beach Volley Tour. C'era per noi Francesco Triolo. Piazza Duomo trasformata in una grande arena del volley, uno scenario unico per la tappa siciliana degli internazionali di beach volley. 4 campi in pieno centro storico per un evento che sta catalizzando l'attenzione di tanti sportivi, curiosi e dei turisti che arrivano nella città dello stretto. Forse non ci credeva nessuno, forse neanche noi stessi, ma veramente una location fantastica e l'obiettivo dello sport è anche quello ovviamente di esaltare e di promuovere quelle che sono ovviamente le nostre bellezze di questa città. E il Duomo effettivamente, dico io, lo è. Li abbiamo spostati anche in altri location, siamo andati anche al museo a vedere ovviamente il nostro Caravaggio, a vedere Antonello da Messina, quindi veramente tanto da vedere. Messina può dare tanto e veramente tutti quanti insieme possiamo veramente far diventare Messina internazionale. È gratificante, ma è ancora di più gratificante ascoltare i commenti degli atleti che vengono tutto il mondo, che hanno giocato in tantissimi posti e che arrivando qui sono rimasti estasiati da quello che abbiamo realizzato. Questa probabilmente è la più grande soddisfazione a tutti gli sforzi che abbiamo dovuto fare. 4 giorni di gare, 56 coppie, tra le più forti del panorama del beach volley mondiale, in rappresentanza di ben 27 nazioni, dal Mozambico all'Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. E il coro è unanime: giocare in una piazza del genere è qualcosa di straordinario. Sicuramente il paesaggio è molto suggestivo, no? Cioè di giocare in città è molto raro e avere il Duomo proprio alle spalle è bellissimo. E quindi ce la siamo goduta un sacco. Io all'inizio mi aspettavo che il torneo fosse in spiaggia, però appunto, cioè, appena siamo arrivate qua che ho visto i campi in città così, e secondo me è bellissimo, primo torneo in città che faccio, è molto, cioè, bello l'ambiente, anche poi il fatto che passino tante persone, si fermino a vedere. Il programma entra nel vivo proprio oggi con le ultime gare dei gironi, poi i quarti, domani pomeriggio semifinali e finali. Il nostro telegiornale finisce qui, vi lascio alla rassegna stampa curata da Angelo Gagliano, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti e ancora buona domenica.